Amici di Club Napoli, amici di Teleclub Italia, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'allenamento live dal Teofilo Patini di Castel di Sangro. Siamo pronti a vivere quest'altra sessione di allenamento, iniziato da pochissimi minuti, allenamento che per ora non è entrato nel vivo perché Gattuso ha diviso il gruppo in tre parti e per ora c'è soltanto degli scatti e corsa all'esterno del terreno di gioco, mentre i portieri si allenano con il preparatore Valerio Fiori. Con me Gennaro D'Elena. Ciao Gennaro, buon pomeriggio e buona domenica a te. Buon pomeriggio, buona domenica a te e a tutti i nostri telespettatori. E allora, noi prima di iniziare dobbiamo assolutamente dire alcune cose. Il Napoli sta continuando il lavoro qui a Castel di Sangro, il ritiro del Napoli continua, oggi ci sono stati anche degli allargamenti per quanto riguarda il campo del Castel di Sangro, qui del Teofilo Patini, mentre intanto la squadra adesso è al centro del campo, inquadrata dal nostro Davide Tramontano e uno speciale di Club Napoli News dedicato oggi all'allenamento di domenica fuori dai nostri orari normali. Vi avviso già che domani l'allenamento sarà mattutino, però poi dopo vi daremo tutte le informazioni. Vi dicevo, oggi è stata una giornata un po' particolare qui a Castel di Sangro perché, come avrete letto anche su alcuni portali, su alcuni organi di informazione, c'è stata questa notizia della positività di una giornalista che era qui in ritiro a Castel di Sangro. Si attendono le conferme ufficiali della Regione Abruzzo, si attendono le conferme ufficiali del sindaco di Castel di Sangro, che ci ha tranquillizzato. Abbiamo parlato con lui nel primo pomeriggio, anche adesso venendo qui allo stadio si attendono le conferme di questi tamponi. Alcune persone lo hanno fatto, alcuni giornalisti. Diciamo anche che la squadra di Teleclub Italia sta bene, tutti bene, Gennaro D'Elena, Adriano Pastore e Davide Trapontano oltre me. Tranquillizziamo tutti su questa situazione perché insomma è la cosa più importante. Lo tranquillizziamo per le famiglie, ma anche per gli amici, per le persone che sono state qui a Castel di Sangro e che arriveranno a Castel di Sangro. Ripeto, noi siamo in attesa di sapere ulteriori notizie su questa vicenda, vi informeremo, vi daremo ulteriori notizie nelle prossime ore. È chiaro che ieri infatti non siamo stati in onda sabato pomeriggio col Buonanotte Castel di Sangro, ci scusiamo con voi, proveremo a esserci oggi in questa domenica sulla nostra pagina Club Napoli Teleclub Italia. Mettete un mi piace, ringrazio anche gli amici di tutto Napoli che sono collegati con noi nella pagina di Teleclub. Siamo live sul canale 98, seguiteci sempre, domani saremo in diretta dalle 15.30 fino alle 18.15 circa e domani mattina con l'allenamento. Io chiedo anche a Gennaro un commento, mentre lo so che queste cose non ne vorremmo parlare, non vorremmo soprattutto dare informazioni che non sono corrette, perché la nostra emittente ha sempre lavorato con correttezza. Diciamo che attendiamo le notizie ufficiali da parte della Regione Abruzzo, del Comune di Castel di Sangro e anche eventualmente della Società Sportiva Calcio Napoli. Il nostro impegno è quello di continuare il nostro lavoro, grazie sempre a chi ci supporta e soprattutto grazie a chi come voi ci segue ogni giorno, sia in televisione, sia sulle pagine Facebook e social. Gennaro, voglio anche un tuo commento veloce, poi entriamo nel vivo, anche perché oggi è un allenamento particolare, perché ci sono tanti ragazzotti che sono arrivati qui a Castel di Sangro. A te la parola. Sì, Francesco, hai fatto bene in apertura a sottolineare la situazione, insomma, che ci siamo trovati a vivere, anche dal tono si percepiva, dal tuo tono si è percepito, insomma, quasi la solennità del momento. Insomma, c'è stato questo caso di positività acclarato, ne hanno parlato già diversi media, noi ne siamo venuti a conoscenza,
in maniera ufficiosa un po' di ore fa, insomma ieri in serata, in realtà come dicevi tu abbiamo poi preferito non parlare di calcio per cercare di capire bene quale fosse la situazione, tra l'altro alcuni altri coinvolti che si sono sottoposti a tamponi, tutti al momento tutti asintomatici, sono anche amici, colleghi, insomma persone che conosciamo, di cui chiaramente teniamo il più stretto riservo perché non spetta certamente a noi comunicare i dati sulle loro identità. Comunque quello che ci teniamo a sottolineare, come hai fatto tu benissimo poc'anzi, insomma, è il nostro stato, siamo assolutamente bene, non c'è stato nessun tipo di malanno che ha interessato qualsivoglia persona, sia nella nostra categoria sia per quel che riguarda notizie, insomma, di tifosi qui a Castel di Sangro. La situazione è tutto sommato abbastanza serena. Io dico sempre che purtroppo questo è il presente e questo è il futuro, almeno nel breve termine, che ci attenderà, insomma, ecco, quello di cercare di mantenere il distanziamento fisico, quello di prendere precauzioni, ecco, adesso ti stai disinfettando le mani con la mucchina, insomma prendere le precauzioni, perché sarà così nelle università, sarà così nelle scuole, sarà così quando, insomma, usufruiremo dei mezzi pubblici, sarà così in qualsiasi altro contesto numeroso e denso di persone dove andremo ad operare e a vivere. Viviamo in Italia, che è costituita per la maggior parte in prevalenza da città con altissima densità abitativa. Sappiamo, insomma, Napoli e i vari quartieri nelle varie zone, qual è la densità abitativa, scusatemi se mi ripeto, dei quartieri napoletani, dell'Interland, della provincia in generale. Quindi è una situazione con cui dovremmo purtroppo abituarci a convivere. Detto questo, veniamo al campo. Ci chiedono anche di Bogà, per ora situazioni di mercato non ce ne sono, sappiamo di Allan, anche se Allan dovrebbe, come dire, essere in procinto di lasciare il Napoli, però. Allora, quali sono i giocatori? Ti leggo rapidamente, leggo ai nostri amici a casa rapidamente quelli che sono i convocati per l'allenamento di oggi. In ordine alfabetico. Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, nuovo aggregato, Demme, Gaetano, Gulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Mashash, Malquit, Manolas, Allan, Osimhen, Unas, Politano, Tutino, Younes, Senese, nuovo aggregato, Prezioso, nuovo aggregato, Palmiero, nuovo aggregato, Zerbin, D'Agostino, Ferrari, Labriola, Mezzoni, Sgarbi e Zanoli, tutti nuovi arrivati, tutti nuovi aggregati, fatta eccezione per Palmiero. Allan non c'è. Non l'ho visto in campo. Vabbè, vediamo di vederlo. Non l'ho visto in campo, anche della nostra telecamera, in insomma, realtà non credo ci sia, non che non lo vediamo perché non riusciamo a vederlo per i nostri problemi, insomma. No, perché non c'è in campo. In realtà saltò anche l'amichevole di 2 giorni fa, quindi per una condizione fisica approssimativa, anche se in realtà probabilmente il Napoli gli starà preservando ogni tipo di rischio, lo starà preservando da ogni tipo di rischio, che sappiamo benissimo che anche in allenamento ci si può infortunare, visto che, come dicevi tu, è il calciatore maggiormente indiziato per lasciare a breve il ritiro del Napoli ed accasarsi verosimilmente all'Everton. È molto probabile che sia a scopo precauzionale questa assenza, però risulta tra i convocati. Dicevo, sì, dimmi. Tutti i ragazzi, Zanoli è un 2000, Sgarbi e Labriola sono un 2000, D'Agostino addirittura è un 2003, quindi giovanissimo, forse è il giovanissimo che individuava il nostro Davide nel gruppo che poc'anzi correva proprio dinanzi a noi, nel 2003, quindi Francesco ha quanti anni? 17 anni. 17 anni, potrebbe sì, pure non averli ancora compiuti, anni. Magari ne ha 16. C'è Senese che è un 2000 e poi ci sono, insomma, quelli. C'è Prezioso che è 96, Zerbino 99, non nuovo ai ritiri azzurri, sì. Ferrari 95, per il resto sono tutti 2000 e 2001. Allora, voglio avvisare anche che noi stiamo trasmettendo con la mascherina per maggiori precauzioni. Ringrazio tutte le persone che ci stanno scrivendo e ci stanno chiedendo soprattutto come stiamo, e come Giuseppe che dice siete grandi ragazzi, grazie Francesco e tutta la squadra di Teleclub Italia, Club Napoli All News, per tutto quello che fate per noi, sia da Di Maro adesso da su Teleclub Italia. Un saluto alla provincia di Torre del Greco, sì, e sempre Forza Napoli, ha già acquistato lui la nuova maglia. Saluto anche Francesco Navarra che in questo momento, sai dov'è? È sul campo di Carciato a vedere l'allenamento della Cremonese, ma vede noi
in streaming su Facebook, penso sul telefonino. Saluto Anna da Ischia, Francesco da Ascoli Piceno, Vittorio che dice Forza Napoli, Marco, Ciro che ci chiedeva di Bogà, come dicevamo, però insomma così. Diciamo che anche che da un po' di giorni non stiamo mettendo in condizione i nostri telespettatori, che ne so, di telefonarci o di scrivere i messaggi. Non vi preoccupate, perché domani avremo una giornata intera. Diciamo che è un ritiro a dir poco movimentato. Esatto, movimentato, molto mentato. Allora, chi c'è? Il pubblico, Victor Osimhen, che poi è rimasta la stella di questo ritiro, anche perché sono andati via tutti, te li ricordi un po'? Andiamo a memoria, mentre sempre tre gruppi, come vedete, se andiamo a campo largo, lo chiedo al nostro Davide Tramontano, nella metà campo, alla sinistra dei vostri teleschermi, vedete ci sono tre gruppi di lavoro che stanno lavorando sia sugli esterni che sulla parte centrale, e come vi dicevo l'unica stellina forse in questo momento è proprio Osimhen, però ci sono anche altri giocatori. Assolutamente sì, abbiamo detto prima nell'elenco c'è ancora Koulibaly, sì, c'è ancora Llorente, c'è Lozano che si è ben comportato nella sgambatura, a proposito, Francesco, c'è una novità, oggi sì, la Curva Sud ospita i tifosi, ma ti ho detto c'è stato l'allargamento, molta gente ha potuto allargarsi, ripeto, Castel di Sangro soprattutto ieri e oggi è diventata praticamente azzurra, sì, perché veramente ci sono tantissimi tifosi del Napoli che sono giunti qui a Castel di Sangro. Vai, ti ho interrotto, quali sono i nomi che sono partiti? Sì, prima abbiamo fatto l'elenco dei superstiti, chiamiamoli così, di questo ritiro abruzzese, i convocati invece in realtà quelli che hanno poi lasciato il ritiro di Castel di Sangro per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali sono per l'Italia Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, che praticamente stiamo leggendo da tutto Napoli proprio questa notizia, assolutamente sì. Dicevi, vai, Manolas tu lo vedi perché c'è il collega Gaia. Sì, Manolas c'è. Per il Belgio Dries Mertens, Amir Rahmani ha risposto alla convocazione della sua nazionale, il Kosovo, Fabian Ruiz chiaramente per le Furie Rosse spagnole, Stanislav Lobotka per la Slovacchia, Ersedi Usai per l'Albania, i due polacchi, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, perdone l'apsus, tre polacchi sì, con il nuovo che potrebbe arrivare, insomma, potrebbe arrivare. Macedonia, Elif Elmas per la Macedonia, c'è per la Serbia Nicola Maximo, c'è per il Portogallo il ristabilito Mario Rui. Quindi questi sono tutti i calciatori che hanno lasciato il ritiro azzurro, sono 12 sostituiti da tutti quei calciatori, insomma, che abbiamo poc'anzi elencato. Allora vediamo se Manolas è in campo. Nella fase di corsa di sgambatura l'ho visto. Adesso vediamo, non so se... adesso ripeto, noi siamo sull'altro lato completamente del campo. E la squadra sta facendo allenamento, ripeto, nella parte sinistra dei vostri teleschermi, dovrebbe essere lì in fondo, vediamo se Manolas, il nostro collega Antonio Gaito, io sono certo di averlo visto, questa domanda in sono certo di averlo visto prima dalla nostra posizione, sì, dovrebbe esserci però... Antonio, dovrebbe, ricordiamo anche che siamo live sulla pagina Facebook di Tutto Napoli, siamo live sulla pagina di Teleclub Italia, siamo live sulla pagina Club Napoli Teleclub Italia e stiamo seguendo quindi tre gruppi, come vedete c'è un gruppo al laterale sinistro dove c'è anche Victor Osimhen, adesso c'è Gattuso che chiama e rompete le righe e cambia, vedete, le posizioni dei due gruppi, sì. È entrato negli spogliatoi. Perché tra i convocati c'è, l'abbiamo visto fare la sgambatura. Sì, probabilmente qualche acciacco fisico, ne abbiamo descritto. Grazie ad Antonio Gaito, grazie che ci ha dato questa notizia proprio adesso. Allora, come vedete, i due gruppi si sono spostati, uno a destra e uno a sinistra, cioè si sono invertiti nelle posizioni, mentre c'è un gruppo che invece sta lavorando solo al centro del campo. Vediamo quindi questo allenamento sulle due fasce, quindi sui due estremi laterali di una metà campo.
mentre l'altra metà campo per ora sta facendo più che altro un lavoro di stretching, se non sbaglio. Vabbè, comunque, insomma, nulla di particolarmente importante. Sì, un ritiro che da un punto di vista tecnico, insomma, ha perso un po' di appeal, chiaramente, anche un po' di attrattiva, proprio per le convocazioni che hanno interessato i calciatori che abbiamo elencato prima. L'aveva detto. Sì, l'aveva anticipato, ma era una situazione non nuova, ci si verificò già nella passata stagione, nella fase iniziale, in cui moltissimi di titolari non c'erano, perché ancora in vacanze, insomma, vacanze estive, perché si veniva dal mondiale dell'anno precedente, quindi una situazione non nuova per il Napoli in ritiro. E anche se, insomma, fortunatamente, come poc'anzi appunto discutevamo, Victor Osimhen è rimasto, è sicuramente un dato importante, un elemento importante. Victor Osimhen, che è stato protagonista indiscusso del doppio incontro, della doppia sgambatura, possiamo definirla così, contro le due compagini abruzzesi del Castel di Sangro e dell'Aquila, che il Napoli, insomma, si aggiudicò agevolmente due giorni fa. E Victor Osimhen la stella, Milik invece, ricordiamo, per quanti non avessero visto la gara o comunque non avessero avuto la possibilità di vederla dopo, di leggerne i dettagli, Milik che fu sostituito da Llorente tra i fischi e in quella che forse, anzi senza forse, è stata l'ultima gara del polacco in maglia azzurra. Potrebbe, parliamo un piccolo flash di calciomercato, potrebbe finire alla Roma. Sembrerebbe che Dzeko abbia accettato la destinazione Juventus e abbia convinto dalla chiacchierata con Pillo, e questo avrebbe liberato la strada per Milik, per l'ingaggio di Milik da parte della squadra della società giallorossa, acquisita da poco da Fredkin. E al mio scetticismo rispetto a quella trattativa, Hünder più il turco Hünder più il giovane 2001 Riccardi, il mio scetticismo proveniva dalla incongruenza della somma del valore di questi due, che secondo me non c'era congruenza col valore di Milik. Infatti De Laurentiis sta trattando anche un ricco conguaglio. Il Napoli avrebbe chiesto, oltre questi due calciatori, ben 15 milioni di euro. Quindi qualcosa non quadrava, Francesco. La somma dei due non dava il prodotto, non dava Milik come risultato. Allora, dove siamo? Siamo a sinistra della metà campo di sinistra, dove abbiamo visto che i calciatori facevano due passaggi delle triangolazioni e dovevano passare il pallone tra le sagome. Quindi che cosa succedeva? Davano il pallone al compagno, il compagno la ridava all'altro calciatore passando il pallone tra le due sagome. E invece dall'altro lato abbiamo visto che invece le triangolazioni sono più strette, con il calciatore che uno dei calciatori che si mette dietro la sagoma e aspetta la triangolazione del esatto. Alan non è in campo, intanto ci avevamo visto bene, Alan non è in campo proprio perché, infatti, il passaggio è vicino, imminente, sempre da tutto Napoli. Allora rimaniamo dove siamo. Siamo adesso a destra della metà campo di sinistra, scusate che diciamo queste cose, ma per farvi capire che l'allenamento è diviso in tre punti nella metà campo di sinistra. Vedete, guardate, triangolazione a un tocco tra i calciatori, con le sagome nella parte centrale del campo che devono essere superate velocemente dai calciatori. Gattuso chiede sempre un solo tocco ai suoi uomini, e che fanno girare la palla con uno o due sagome centrali che danno tra virgolette fastidio alla normale triangolazione, no? Quindi al gioco veloce che si sta facendo in quel punto. Andiamo a destra piano piano, chiedo a Davide di spostarci a destra, dove c'è proprio Rino Gattuso che sta osservando con grande attenzione questa fase. Anche qua vedete, i calciatori prendono palla, devono passarla velocemente all'interno delle due sagome, quindi i passaggi devono essere precisi, no? Caro Gennaro, il pallone deve essere fatto passare tra le due sagome anche a una velocità importante, in modo proprio da essere preciso e passare tra i due calciatori che sono sagomati in questo caso. Sì. E il giocatore, vedete, va avanti, passa il pallone sull'altro lato e deve
precisamente passare il pallone all'interno delle due sagome, quindi sì, per superare gli avversari, assolutamente sì, e migliorare quei passaggi spesso corti che aveva, che il Napoli aveva avuto dei problemi a fare. Sì, caratterizzati anche da, dai ai successivi pericoli, successive occasioni per le compagini avversarie, che durante la stagione, insomma, proprio in questo tipo di giocate il Napoli ha concesso agli avversari, troppo spesso agli avversari, per un po' di imprecisione, talvolta per un po' di frenesia negli scambi. Intanto ti do un aggiornamento anche per quel che riguarda la vicenda di mercato Milik, sempre sull'asse Roma-Napoli, addirittura si potrebbe intavolare quello che si prefigurerebbe come un doppio scambio clamoroso: Nikola Maksimović e Arkadiusz Milik a compiere la tratta Roma-Napoli, tratta opposta Napoli-Roma, scusami, sì, tratta opposta Roma-Napoli, invece percorso inverso per Jordan Veretout e Cengiz Under, quindi un'altra opzione, un'altra ipotesi. Comunque quello che è certo è che è caldo il fronte Roma-Napoli. Da qui poi a capire se si verifica, se si concretizzeranno o meno queste trattative, la prima che abbiamo citato, la seconda, oppure magari soltanto Arkadiusz Milik per un conguaglio, insomma non sappiamo, ma sembrerebbe indirizzato il Napoli a poter fare uno scambio. E allora sì, potrebbero organizzare una sorta di partitella, ci sono alcuni ragazzi che stanno rientrando, guarda Gennaro, sono rientrati alcuni dei ragazzi, sì, mentre sono state distribuite le pettorine gialle ai calciatori, a una parte dei calciatori. Ricordiamo che i due portieri sono uno Ospina, l'altro è Contini con tanto di capello giallo, e poi c'è Idisiak, che abbiamo visto che stanno andando a lavorare in palestra. Ecco, alcuni ragazzi secondo me che sono arrivati poi giustamente oggi, che sono scarichi fisicamente, sono comunque scarichi, sono a livello dei compagni, certo. Ecco, li stiamo facendo vedere anche con la nostra telecamera, stanno andando verso la palestra. Però andiamo sul centro del campo, dove i nostri amici possono vedere l'allenamento. Saluto tanti come Alfredo, come Lorenzo, come anche Abdelarm Salah dall'Egitto, che ci saluta, dice forza Napoli. Antonio che ci scrive da Tersigno, Francesco, grazie a Francesco Agressi da Salerno, dice siete grandi, forza Napoli, l'amico Sergio Barca che abbiamo intervistato, lo vedremo anche nelle prossime appuntamenti di Club Napoli. Allora, siamo al centro del campo, si gioca, vediamo come si giocherà, soprattutto se si giocherà con sempre con il solito discorso, in un fazzoletto praticamente al centro del campo, pettorine gialle, pettorine verdi, con i due portieri che non sono nei 7 metri ma sono praticamente all'esterno di questo campo delimitato dai cinesini gialli a terra, e che è, praticamente saranno non più di 20-25 metri da un lato e dall'altro del centrocampo, e come vedete stanno facendo girare come al solito velocemente la palla, si gioca molto con il portiere, si prova la pressione ad uscire, passaggi sempre di prima, chiede Gattuso, urla vai, proprio per non fermare mai il gioco, mai fermare l'azione, mai dare respiro a questa manovra che è sempre molto molto veloce. Dimmi qualcosa. Sì, no, intanto, Gennaro, a proposito di giovani, il Napoli ha scelto il suo nuovo allenatore per la prossima stagione, la prima Napoli primavera, chiaramente sarà Emmanuel Cascione, ex centrocampista tra le altre di Pescara e Cesena, quindi c'è in bocca al lupo a lui, in bocca al lupo a lui, sì, sì. E lo vedremo, capiremo, anche perché il Napoli è sceso in Serie A B, la dovrebbe essere chiamata così, Serie A B, questa Serie A B, diciamo, del Napoli. Allora, intanto, ancora sì, proviamo a fare le squadre, almeno la formazione gialla, bravo, è sempre quella un po' più individuabile, l'altra un po' più Carmine complessa. Scrive fateci innamorare, noi speriamo che questo Napoli ci fa innamorare, grazie. Allora, a Salvatore che ci segue da Firenze. Poi andiamo, allora è Daniele il terzo portiere, è vero, non Idisiak, grazie all'amico Gennaro, è Daniele, grazie, complimenti che ci aiutate sempre, anche perché spesso è difficile proprio avere informazioni anche dal Napoli. Allora, grazie da Varese, anche agli amici Alfonso e tanti altri, da Rochester, New York, Tony, grazie.
Sì, lo comunichiamo, lo diciamo grazie all'amico. Quindi non è Idisiac, ma il portiere della Primavera è Daniele. Daniele. Grazie, Daniele. Grandissimo, grazie di questa informazione. Jenny, ti ho interrotto, Sì, perdonami. dicevo, no, figurati, dicevo per i gialli, vediamo tra i pali Ospina, sul lato di destra Kevin Malquit, centrali giocano sicuramente Koulibaly, Sì, sicuramente l'altro l'altro faccio fatica, non anch'io. hanno nomi, non hanno numeri, Sì, quindi infatti, andiamo difficile. così. Stesso discorso per l'altro di sinistra, L'esterno, sì. sinceramente non sappiamo, anche che le formazioni vengono fatte in campo da Gattuso, quindi anche Sì. informandoci preventivamente Non le vedremo, non le insomma. vedremmo. Per quel che riguarda invece Tutti il ragazzi. centrocampo, c'è cioè sicuramente Ciciretti con Sì. i gialli, vedo Tutino che dovrebbe Sì, essere quello sì. tatuato, c'è cioè il Ciuchi Lozano che è Sì. questo che vediamo proprio qui, è il giallo più vicino a noi, insomma, diciamo così. E poi c'è Osimhen. Victor Osimhen, dall'altro lato potrebbe essere Matteo Politano, almeno Sì, dall'andatura, insomma, cioè, sì, proviamo a dovrebbe essere riconoscerlo lui. dall'andatura. Per l'altra squadra, quella verde, Mamma mia. Nikita Contini tra i pali, Luperto centrale difensivo, Sicuramente Luperto. C'è c'è Gulam. Gulam dall'altro lato, l'altro potrebbe, dovrebbe essere Mashashi, immagino Sì, questo. potrebbe essere uno Mashash. È lui, sì, è lui sicuramente, Sì. lui che gioca sul lato di destra, nella porzione centrale di campo. Vabbè, prendiamo, anzi no, Ciciretti è qui, quindi Sì, l'altro era Ciciretti è Gaetano. la Gaetano, Gaetano questo è nei gialli, Ciciretti. questo è Ciciretti con Ciciretti. i verdi. Esatto, E Llorente. Llorente attaccante, Llorente guarda. attacca, Llorente punta centrale, Llorente Llorente punta punta centrale, centrale. supportato, immaginiamo, Adamonas, Adamonas, ecco. Llorente, E Ciciretti. Ciciretti dovrebbe essere Questo è il trio l'attacco, il d'attacco. tridente d'attacco dei gialli. Insomma, sì, ripetiamoci, scusiamo con i Forse c'è nostri. Demme comunque, nei verdi c'è Demme, c'è Eccolo lì, Diego nel cerchio Demme. centrale del campo, C'è Diego Demme che non è sì. stato convocato. Su Diego Dai nazionali. Demme, no, non è stato convocato No, 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 è Diego stata convocata dalla Demme. Sì, nazionale, certo. Diego Demme, si è aperta una situazione un po' particolare. C'è chi dice che potrebbe addirittura partire, c'è chi dice assolutamente che invece rimarrà. Anche perché, ragazzi, Diego Demme viene a gennaio. Innamorato di Napoli, tutto quello che ne abbiamo detto sulla sua suo amore per il Napoli, non credo che Diego Demme sparisca in 6 mesi e vada via. Non lo sappiamo, è chiaro, c'è questa intenzione, pare della Fiorentina Fiorentina. l'avrebbe chiesto, il Napoli avrebbe chiesto in cambio Castrovilli. Diego Demme sarebbe preoccupato dal possibile cambio di modulo con i due centrali e quindi Diego Demme non sarebbe più, tra Il virgolette, regista, no? Il il play della regista squadra, play no? della squadra, e quindi ci sarebbe questa preoccupazione da parte del calciatore. Però mi sento di smentirlo, in maniera non categorica, ma sicuramente continuare a dire come dire, che Diego Demme deve far parte del progetto così come lo fa Lobotka, no? Penso che siamo d'accordo su questo. Comunque vedremo nelle prossime ore come si evolve questo mercato, che intanto inizia martedì, perché inizia martedì il calciomercato ufficialmente e finirà io non ho ancora capito se finisce il 1 ottobre o il 30 ottobre, quindi non lo so, però mi pare il 1 ottobre comunque. Dovrebbe concludersi il 1 ottobre. Il 2 di settembre dovrebbero esserci anche i calendari. Domani, lunedì, ci dovrebbe essere la riunione di Lega per capire se ci potrebbero essere slittamenti della prima giornata. L'Inter e l'Atalanta lo hanno chiesto, soprattutto perché praticamente tutte e due, l'Inter è arrivata addirittura in finale di Europa League, l'Atalanta ha fatto i quarti, unica squadra ad aver fatto i quarti, e quindi per loro le vacanze dei calciatori sono durate di più, e quindi la preparazione, l'Inter praticamente non ha fatto preparazione, non potrà fare preparazione perché credo che i calciatori staranno tornando adesso dalle vacanze a Milano, e quindi veramente difficile questa situazione. Si gioca ancora a stretto campo, come dicevamo, adesso si sono cambiate diciamo, il campo, hanno cambiato campo le due formazioni, con i verdi che adesso agiscono sul lato destro, mentre i gialli agiscono sul lato sinistro e provano con Ospina adesso a ripartire. Sempre veloce la manovra, deve ripartire, deve essere sempre forte. Abbiamo visto il passaggio ancora verso Nikita Contini, che deve rimetterla con i piedi, la riprende Politano, la fa ripartire,
Adesso è Malquit che la mette al centro, vedete come grida sempre in maniera quasi ossessa il nostro allenatore, ecco Koulibaly che la scambia, la palla gira sempre abbastanza velocemente in questa porzione veramente piccola di campo. Gennaro. Sì, no, sicuramente un allenamento, gli allenamenti che abbiamo assistito fino ad ora, anche le partitelle, non sono quasi mai state a coprire l'intero arco. Piove. Di sì, prima sì. Pioggia qui a Castel di Sangro. Era prevista, soprattutto nella giornata di oggi, ma anche di domani. È arrivata la pioggia, scappano i tifosi azzurri che curva sud, in curva nord, in curva, tutte scoperte, l'unica coperta è questa parte della tribuna dove siamo anche noi, e scappano. Un'altra notizia legata invece al ritiro del Napoli, non calciomercato questa volta, una legata al ritiro e l'altra al calciomercato. Ritiro del Napoli che ha entro 48 ore dovrebbe vedere l'arrivo di Andrea Petagna, per lui terzo tampone negativo in meno di 2 settimane, quindi insomma a breve le 2 settimane di isolamento, di quarantena, insomma per avere la certezza della guarigione, stanno per esaurirsi, per cui tra 24-48 ore l'ex bomber di Atalanta, Milan e SPAL dovrebbe fare il suo arrivo in quel di Castel di Sangro e dare magari, ecco, un quid di novità, viste le partenze dei nazionali di cui parlavamo prima, dare un ulteriore spunto di interesse a questo ritiro. Calciomercato invece Koulibaly, sembrerebbe dietro Koulibaly potesse esserci anche il Chelsea, che però si è accordato col Thiago Silva, ex centrale a questo punto del Paris Saint-Germain, e sembrerebbe un Koulibaly particolarmente nervoso, aver chiesto al Napoli addirittura un aumento del proprio ingaggio fino agli 8 milioni, quindi una cifra veramente monster, esagerata, sì. non adeguata alle capacità economiche del Napoli, e soprattutto non in linea con le ultime. 5 ottobre ore 20 la fine del calciomercato. Grazie a Diego Marino della nostra redazione. Dicevo, non soprattutto non in linea con le ultime 2 stagioni disputate da Koulibaly, soprattutto l'ultima in maglia azzurra. Intanto, tornando al campo, prosegue la partitella, palla Llorente, sì, fraseggio strettissimo a centrocampo dei calciatori azzurri in maglia verde che attaccano da destra a sinistra, mi verrebbe da dire dei vostri teleschermi, dei vostri teleschermi o del vostro smartphone o dei vostri computer portatili o desktop. Porta difesa da Nikita Contini, Demme cede palla a Luperto che presumibilmente si allarga per Amin Younes, apparso in gran spolvero nella sgambatura del Napoli contro nel triangolare che Napoli ha disputato ieri l'altro contro le 2 compagini abruzzesi, Castel di Sangro e L'Aquila. Resta ancora un'amichevole a Napoli in questo ritiro, quella del venerdì 4, quella che è la chiusura, che chiuderà contro il Teramo un'altra squadra abruzzese. Insomma, è stato un ritiro questo, tutto in casa, tutto fatto in casa, nessun arrivo da c'era un tifoso la volta scorsa qui in tribuna che ci chiese come mai avrebbe preferito l'arrivo di qualche squadra blasonata o di livello nazionale o addirittura di livello internazionale. È chiaro che l'emergenza Covid non l'ha consentito, si è preferito fare tutto a chilometro zero, dai, passami il termine, Francesco. Sì. E intanto le tue sia stata ampliata la possibilità di accesso allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro in queste ultime 2 giornate, anzi la novità è stata inaugurata con appunto il doppio confronto contro Castel di Sangro e L'Aquila di cui parlavamo prima. Adesso però si stanno svuotando causa tempo meteorologico avverso, una pioggia che era attesa da diversi giorni, diciamo, ha fatto veramente caldo in queste ultime 2 giornate e piove, sì, veramente era attesa, diciamo, anche da noi, perché il caldo era diventato veramente insostenibile. Oggi c'era una certa canicola, sicuramente non paragonabile a quello, alla temperatura e al clima di Napoli, però insomma dai, un po' di fresco, ci aspettavamo un po' più fresca la permanenza a Castel di Sangro, invece si sta rivelando particolarmente forte, infuocata. Sono arrivate tutti i punti di vista. Diciamo che allora che non c'è il nostro Adriano Pastore perché sta facendo altre cose, però sì, Adriano sì, sta bene, sì, sì, tutto sì, sì, tranquillo, sì. Siamo tranquilli anche noi.
ripeto, abbiamo lo diciamo perché non vogliamo mettere allarmare nessuno. Noi siamo noi siamo particolarmente orgogliosi di continuare a fare il nostro lavoro nonostante qualche piccola ambascia emotiva legata chiaramente alle legittime preoccupazioni di quanto è avvenuto nelle ultime ore qui in ritiro a Di Maro, ma le rassicurazioni da parte poi di tutti i nostri amici, collaboratori e altri insomma che sono stati coinvolti in questo come dire piccola emergenza sanitaria, ecco, diciamo così, ci hanno abbastanza rassicurato e quindi eccoci qui particolarmente orgogliosi e fieri di continuare a fare il nostro lavoro anche oggi in tribuna qui allo stadio Teofilo Pedini di Castel di Sangro per continuare a seguire il Napoli in questa che è la fase Trentino si definiva Summer Camp, beh, qui semplicemente ritiro 2020-2021, sì, in attesa dell'inizio della nuova stagione. Va bene, allora si gioca adesso anche con le porte, quindi vediamo insomma come si evolve questa parte dell'allenamento con la formazione in verde. Si gioca adesso in quei 25 metri da un lato, saranno 15-15, non di più, 30, quindi insomma si gioca con pochissimo spazio. Sono entrate in scena le porte, ecco Osimhen e la parata di Contini. Osimhen ci ha provato, questo ragazzo è veramente quello che riesce a essere un giocatore sempre velocissimo, sempre attivo, sembra essere veramente sempre sul pezzo, come amiamo noi dire a Teleclub Italia. Allora, ancora i gialli che provano il cross in avanti, devono ripartire, anzi sono andati all'indietro, visto? Sì, la palla sì, sempre sì, sì. Fa ripartire l'azione, quello sì. È un po' il trucco, tra virgolette, che chiede Gattuso, cioè non per forza andare a tiro, andare a fare gol, ma far girare la palla, far vivere velocemente la manovra, il gioco, e che tutto vada diciamo alla perfezione, no? Ecco Lozano, eccolo qua, bravo il Ciucchi, no? Ha superato in dribbling indietreggiando l'avversario, sì. E insaccando a porta vuota, con un solo dribbling ha saltato due avversari, con portiere compreso, quindi ha concluso a porta libera. Da quest'altro lato Cicciretti la spreca clamorosamente con i 7,15 tutti a sua disposizione, molto vicini. Dicevi di Lozano, che è apparso anche lui particolarmente in forma nella... sì. Mettiamo i puntini, altrimenti i nostri telespettatori subito puntualizzano, sì. Attendiamo sì, anche sì. Il nostro, ecco, Cesare, guarda, bello stop di Lozano su un cross di Malquit, non certo perfetto, Madonna, Osimhen, ottimo, mamma mia che ha fatto Osimhen qui, ragazzi, con le sue lunghe leve, wow. Ha stoppato il pallone e lo ha girato velocemente, c'è stata forse una piccola deviazione, la palla è finita sulla traversa, scheggiato la traversa, sì, la parte della traversa, tra l'altro in un fazzoletto si è girato nonostante la statura importante, le lunghissime leve verso il centro, la difesa dei verdi riparte con Demme in palleggio che perde palla in uscita, Tutino la recupera, Demme ancora anche lui deve rientrare un po', sì, abbastanza poco abilitante, potrebbe anche essere distratto dalle voci di mercato che nelle ultime ore l'hanno coinvolto. Dicevamo del Ciucchi Lozano, completiamo il ragionamento, sembrerebbe essere più motivato, più convinto dei propri mezzi e della doppia sfida contro Castel di Sangro e l'Aquila, ha visto un Lozano particolarmente in spolvera, autore di diversi gol, così come Osimhen, e stavo precisando per i nostri telespettatori che spesso insomma ci invitano a non enfatizzare troppo le sfide qui in ritiro a Castel di Sangro. Ovviamente noi siamo consapevoli, se talvolta poniamo l'accento in maniera enfatica sulla prestazione, sulla giocata del calciatore, lo facciamo anche insomma, ecco, per farvi innamorare, come ci suggeriva un nostro amico. Altrimenti saremmo qui a commentare in maniera piatta, asettica, e monocorde. Assettica, assolutamente. Sì, bravo. Lo dicevi. Allora sono le 18:30, rigorosa diretta per chi ci sta vedendo adesso, poi
troverete le nostre repliche anche sulle pagine, mettete un mi piace alla pagina di Club Napoli, delle Club Italia, mettete il like su Instagram, così ci seguite, su Instagram, su Twitter, siamo un po' ovunque, Club Napoli lo trovate, e poi anche su Teleclub Italia, e intanto sul canale 98 ci potete seguire in replica anche questa sera intorno a mezzanotte con il solito appuntamento in replica. E domani, allora, domani allenamento alle 9:30, sì, diciamo 10, sì. Speriamo insomma che almeno si inizia alle 10, va, sì. Si inizia alle 10, quindi domani speriamo di, ecco, intanto ancora Osimhen di testa, grande elevazione, grande elevazione su Politano, e dicevo domani intorno alle 10 di nuovo allenamento live, e poi alle 15:30 ci sarà la trasmissione di Club Napoli All News, e quindi là apriremo le linee subito ai nostri telespettatori, perché ci farà piacere un po' sentire anche loro una loro impressione su questa come dire, su questo momento legato al ritiro del Napoli in questa seconda fase, come abbiamo detto ha perso diversi protagonisti. Francesco, consentimi, insomma, è doveroso fare un appunto al Napoli, se me lo concedi, insomma, sotto questo punto di vista, definirlo in questo modo. Talvolta c'è un po' di confusione per l'accesso qui, sì, nella tribuna, sì. Talvolta ci siamo costretti, insomma, ecco, ad attendere ai cancelli in attesa di qualche passo. È chiaro che è legata la situazione, insomma, degli ingressi contingentati, è legata all'emergenza Covid, però magari un pizzico di chiarezza in più, visto che noi cerchiamo di fare al massimo il nostro lavoro, soprattutto in questo grande momento di difficoltà in cui, nonostante tutto, noi della stampa ci siamo stretti intorno alla squadra ed anche alla società, sì, insomma, un pizzico sì. di considerazione in più rispetto a certe dinamiche, non sto qui a descrivervi, sarebbe opportuna e sarebbe assai gradita, al netto chiaramente della grande disponibilità poi dimostrata in altre circostanze. Intanto la partitella prosegue, palla riparte da Nikita Contini, sì. Quindi per ripartenza dal basso, una delle caratteristiche principali che hanno caratterizzato questi primi allenamenti, questa prima settimana di allenamento, questa prima settimana di ritiro qui a Castel di Sangro, è la densità, lo dicevi tu prima, molto, si gioca sempre in spazi densità. Stretti. Dopo ti leggo un po' di messaggi anche su Demme, vai. Perfetto, perfetto, dicevo della densità, quindi questo lascia presagire che il Napoli, che Gattuso per quest'anno vuole una squadra molto molto corta, compatta, è pronta in alcune circostanze, quando le fasi di gara lo rendessero necessario, a ripartire ad elastico, a ripartire in maniera veloce, ed eccola poi la centralità nel progetto azzurro di Victor Osimhen, che dovrebbe garantire proprio la valvola di sfogo alle ripartenze veloci, che invece molto spesso l'anno scorso, ricorderai, si arenavano sulla tre quarti tra fraseggi molto spesso stucchevoli, che portavano raramente alle conclusioni pericolose. Dovrebbe essere... No. Stavo per dire Elmas, ma Elmas è stato convocato dalla Macedonia. Oddio, veramente non saprei dire chi ha segnato. Ci vorrebbe il nostro Alessandro Tanto Sacco. Tanto Osimhen la mette. Alessandro Sacco molto bravo. Si arrabbia Osimhen, guarda, hai visto, si è arrabbiato sì, anche sì. per aver sbagliato questa azione sotto porta. Allora, Demme Messaggi. Sarebbe l'unico in questo momento che potrebbe ricoprire nel ruolo di centrocampo, nel centrocampo del nuovo modulo. Il 4 settembre intanto è prevista l'amichevole, come dicevamo prima. Alfredo scrive: non credo che si sia categorico il 4-2-3-1, ma infatti nessuno l'ha detto, può essere una variante. Il modulo collaudato è il 4-3-3, avere giocatori che possono far cambiare il modo di gioco è fondamentale. Bravo Alfredo, è quello che dicevamo. Ci domandano se Demmer un pallino di Gattuso, se viene subito scaricato da Gattuso come allenatore, che gli diranno gli altri. No, ma infatti non abbiamo mai detto neanche questa cosa. Chi ha segnato? Demme? Proprio Diego Demme. Quindi no, assolutamente non ha scaricato nessuno, sono voci che stanno circolando, che sono alimentate da certe situazioni, forse anche perché Napoli vorrebbe Castrovilli e allora si fantamercato. Bello questa girata. Giretti ci ha provato. Sì. Tiro a giro di sinistro. Sì, magari anche, perché no, questo valzer di centrocampo innescato anche dalla nostra sollecitazione al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sì. In occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Victor Osimhen e Amir Rahmani, ricorderà, chiedemmo proprio al direttore sportivo Giuntoli se il Napoli, apparso particolarmente in difficoltà nella passata stagione
quando nella fase di non possesso, quando aggredito nella porzione centrale di campo con due mezze ali come Zielinski e Fabian Ruiz, il direttore insomma ci rispose nella parte finale della sua poi esauriente risposta, ci disse che non avremmo dovuto necessariamente immaginare l'arrivo a Napoli di un calciatore con determinate caratteristiche di centrocampo. Il giorno dopo, poi in prima pagina, uscì questa notizia, mi pare sul Corriere dello Sport, comunque uno dei quotidiani sportivi nazionali, e titolavano che Demme probabilmente sarebbe potuto finire a Firenze. Insomma, vedremo se. Lozano e Ciciretti al contrasto, sì, Lozano sì, è andato anche abbastanza carico. Assolutamente. Allora, sì. Che ne pensate di una conferma di Ghoulam? Si potrebbe dare un'altra opportunità, ci chiedono? Per me no, è un calciatore che con secondo me farà fatica. Che vogliamo a questo ragazzo, il bene che vogliamo a questo ragazzo. Sì, farà fatica non soltanto a tornare a certi livelli, ma secondo me farà fatica a giocare nella massima categoria, perché questioni fisiche, mentali o entrambe, insomma, l'hanno praticamente tolto dal campo nelle ultime due stagioni, quasi tre, insomma, ha giocato veramente pochissime partite, e quando l'ha fatto è apparsa evidente una condizione atletica e mentale non all'altezza della Serie A. Allora salutiamo Vincenzo. Rosario ci chiede, intanto ti saluta, se non erro Gattuso sta giocando con un altro modulo. No, ha giocato anche in partita con il 4-2-3-1 contro l'Aquila, ma ha giocato anche con il 4-3-3. E poi dice: si paga per fare una foto con la coppa, si deve acquistare un gadget di almeno 5 euro, quindi diciamo questa cosa per accedere, anche per limitare, no, un po' gli accessi, hanno fatto questa cosa, però insomma voglio dire, con un qualcosa di piccolino puoi andare a fare la coppa della puoi fare la foto della coppa, scusatemi. E c'è questa notizia, si è fatta anche un po' di polemica nei giorni scorsi, ancora una volta sul fatto del gadget da comprare, poi non si è fatta due foto, una foto. Pare sia successa qualcosa, lo diciamo perché c'è un collega che lo ha documentato, però ripeto, questa volta io non me la sento di fare polemica, perché siamo in un periodo così particolare che insomma l'accesso deve essere contingentato alla coppa, bisogna entrare scaglionati, alle volte si creano delle file, però bisogna mettere la mascherina, bisogna evitare insomma che ci siano assembramenti, lo si fa anche per questo, proprio per evitare certe dinamiche e certe situazioni. Diciamo che secondo me, rispetto ai ritiri precedenti in Trentino, molto probabilmente anche il range di spesa delle famiglie che da Napoli o dalla provincia dell'Alto Casertano si spostano qui in Abruzzo per seguire il Napoli in ritiro, le possibilità di spesa forse sono un tantino differenti rispetto alle famiglie o alle persone che eravamo abituati a vedere spendere tantissimo. Francesco Di Maro, io ricordo le file agli store maglie, con... però la gente ricorderà palloni, maglie, gadget, di ogni tipo, con la fila delle file, ma perché poi c'erano le firme, ti ricorderai, anche, insomma, anche, cioè, non è così, soprattutto nei weekend c'era quella corsa incredibile all'acquisto, maglie, palloni e altri gadget che sono finiti subito. Qua invece gli store sono stati posizionati in più parti delle città, della cittadina di Castel di Sangro. Ma qui hanno faticato anche, perdonami, sì, vai, un attimo, hanno faticato. Tanto c'è la rete. Matteo Politano, il centrocampo, ma hanno faticato financo, e ieri ne abbiamo avuto un assaggio, insomma, letteralmente. Gli stand dello street food, i camioncini dello street food all'esterno del palazzetto dello sport, quindi hanno avuto difficoltà loro. Dispiace, perché insomma hanno investito, casomai sono arrivati qua, lo diciamo anche noi che abbiamo fatto, come dire, uno sforzo importante, grazie anche ai nostri sponsor. Io li ringrazio sempre tutti, perché veramente ci hanno dato un supporto importantissimo in queste settimane, in questa doppia settimana, in questi 15 giorni diciamo di ritiro, che concluderà il venerdì 4, poi ci ritroveremo con Club Napoli dallo studio centrale di Giugliano per iniziare ufficialmente poi quella che è l'avvicinamento al campionato, sempre se non si allungherà di tanto l'attesa. Si parla del 19 settembre, però ripeto, potrebbe essere slittato
trattato ancora di una settimana. Intanto io approfitterei di questa fase di stallo, insomma, che adesso ci sono di fare quel lavoro di potenziamento, no? Stretching e potenziamento, anche di faticamento successivo. Dicevo, coglierei l'occasione per ricordare poi che ieri pomeriggio la Regione Abruzzo ci ha invitato, quello che è stato ha invitato noi della stampa, e quello che è stato un evento di conoscenza. Abbiamo parlato di un aperitivo a base di arrosticini. Quanti ne hai mangiati tu? No, ne ho mangiato qualcuno, erano molto buoni, complimenti a loro, veramente buoni gli arrosticini. Parlavamo di street food, quindi sì, passo doveroso citare. Sì, hai fatto bene. Anche del buon vino, ci hanno dato anche del buon io vino. Io non bevo, perché lo sai che sono astemio, tu lo hai assaggiato, l'ha assaggiato anche il nostro Adriano, Rosso, anche rosato, forse Davide. Sì, sì, quindi assolutamente sì. Ringraziamo, ecco, per quello citato, sì. Sì, della sì, parte sì, sì. dell'Abruzzo, che ha fatto il suo, ha regalato questo sì, momento, sì, diciamo, sì, a noi. Sì. Allora, io avrei venduto Zelischi, dice Luigi. Uh-huh. Elio scrive: allora dovrebbe andare tutto in beneficenza. Salutiamo Giacinto. Antonio Amodio scrive: finché la Juventus compra gli arbitri è inutile far arrivare i calciatori forti. Vabbè, insomma, già siamo in clima Juventus, è troppo presto, ragazzi, dateci ancora un po' il tempo di ricominciare. Intanto un po' di stanca in questo allenamento che, ripeto, sì, viene dopo un giorno di riposo e una mattinata lunga di riposo, anche perché i calciatori si sono rivisti praticamente, crediamo, intorno a ora di pranzo, forse avranno fatto un pranzo leggero, un po' di riposo ancora, avevano tutta la mattinata libera, e quindi poi adesso Gattuso li ha messi sotto le fatiche, così come farà tutti questi prossimi giorni. Ripetiamo che adesso il Napoli si allenerà tutti i giorni da domani fino a venerdì 4 di settembre, dove ci sarà la partita conclusiva del ritiro contro il Teramo. Quindi un altro test. È chiaro, come abbiamo detto, che non ci saranno i 12 o 13, ormai ho perso il conto. Erano 12, sono 12. 12 sì. Nazionali, e come abbiamo detto prima, Allan che non si è allenato, in procinto di essere ceduto, sì, e anche Manolas, che come abbiamo detto all'inizio di questo allenamento è stato ha qualche problemino fisico, ancora sì, per questo ragazzo che, insomma, purtroppo ancora una volta c'è questo problema. Francesco, sì, mangio sempre. No, sto provando a mangiare poco, tra dolce e arrosticini. Sì, confermo. Rosario non ne ha mangiati tanti. No, lo tengo d'occhio. Bogà e Under al Napoli, ci chiedono. E poi sì, buon lavoro da Salvatore, grazie per quello che fate. Grazie a voi, grazie che a ci te, seguite sul canale Teleclub Italia, canale 98, sul digitale terrestre, ma anche sulle pagine social, sia quella di Club Napoli, Teleclub Italia, sia su quella di Teleclub. E poi ringraziamo anche gli amici di tutto Napoli, che anche loro stanno irradiando sulla loro pagina il nostro segnale, quindi le nostre immagini che arrivano dal Teofilo Patini. La pioggia ha un po' fatto allontanare i tifosi, però adesso sembra che il cielo si sia riaperto. Sì, assolutamente sì. Però qualcuno è andato via, forse, chi lo sa, un po' forse ha avuto paura della pioggia forte. No, sì, probabile. Qualcuno sì, invece non si è sì, seduto. Esatto, si è assiepato. È rientrato e si è assiepato. Sì, all'esterno, no? Del cioè vicino alla rete, proprio per vedere i calciatori sempre più vicino. Sì, sì. Tanto pure c'è un altro messaggio di Gennaro Di Palma, sì, che ci suggerisce nel 4-2-3-1 dove lui vedrebbe bene Fabian e Demme. Vedremo se questa coppia potrebbe essere utilizzata nel 4-2-3-1. Tornando al 4-2-3-1, rappresenterà sicuramente, io credo che Gattuso in questa stagione vorrà un'alternativa, non soltanto in termini di uomini, ma anche in termini tattici, per cui sta provando anche il 4-2-3-1, che non dovrebbe essere il modulo base, anche perché pensare di vedere insieme in campo contemporaneamente Lozano, Insigne, Mertens e Osimhen non sempre sarà possibile. Insomma, sarà un'ipotesi, un'opzione che Napoli si giocherà a gare in corso o anche nelle gare in cui presumibilmente farà fatica a trovare la porta avversaria, perché magari contro squadre inferiori di rango e di tecnica, che potrebbero prediligere un ossessivo atteggiamento difensivo, per cui Napoli potrebbe pensare in quel modo, con quel modulo, di scardinare le difese avversarie. Bianca Tufano, leggo ancora, grazie per questa possibilità che ci date di essere a fianco della nostra squadra del cuore. Grazie a te, Bianca, e grazie ai nostri telespettatori. E Alfredo Patitucci, che dice: il calciomercato termina il 5 di ottobre,
Tranquilli, sai quante cose si diranno? Aspettiamo e vediamo cosa succede. Allora Livio mi scrive ancora sulla questione Lobotka e Demme. Livio, lo ribadiamo anche a te, lo ribadiamo a tutti i nostri telespettatori. Da parte nostra non abbiamo mai detto che i due giocatori hanno chiesto di andare via o vorrebbero andare via, anche se dopo l'arrivo a gennaio hanno problemi con Gattuso. Nessuno deve dire queste cose, perché sarebbe cattivissima informazione. Abbiamo solo detto che ci sono state delle situazioni di mercato che hanno fatto pensare che il Napoli, qualcuno ha detto che Demme potrebbe vedere non di buon occhio questo modulo, ma ripeto, situazioni di mercato non ce ne sono. Si è parlato di una possibile idea tra la Fiorentina e il Napoli, ma la Fiorentina non vuole cedere Castrovilli, assolutamente non lo vuole cedere, quindi penso che non ci siano proprio trattative in questo momento. Le altre trattative ve le abbiamo dette, con Gennaro che ha sottolineato anche questa possibilità, Maximovic, Veretout, Under, Milik per Napoli e Roma, ma anche queste sono trattative che in questo momento sono delle possibilità, ma non certo delle certezze. Per l'unica certezza, quella di Allan, che però doveva partire in queste ore, però fino adesso è ancora qui, vediamo se partirà nelle prossime ore. Comunque con l'Everton sembra fatta, si parla, chi dice 20 più 3, chi dice 20 più 5, chi dice 25 totale, poi ci sono i bonus, lo sapete, qua è sempre un caos su questi, sulla parte legata ai contratti, ai bonus, alle scadenze, tutta una serie di cose. Comunque il Napoli, non dico ha svenduto Allan Gennà, però insomma sicuramente Allan purtroppo non vale più quei 50 milioni che ci avevano forse offerti dopo quella partita col Paris Saint Germain di 2 anni fa, e adesso ha completamente altri numeri. Sì, purtroppo i valori, cioè purtroppo è la legge del mercato, i valori assoluti non sono stabili, non sono fissi nel tempo, ma sono relativi a cosa? Relativi alle prestazioni dei calciatori, relativi alle stagioni disputate, relative ai trofei vinti, insomma. Per cui se un calciatore in 2 stagioni disputate ad altissimi livelli può valere una ipotetica cifra 10, con altrettante 2 stagioni disputate sotto i propri standard può valere cifra ipotetica 5, anche la metà. Ed è il caso di Allan, anzi addirittura nel caso di Allan non ragioniamo neanche nei termini del dimezzamento del valore del calciatore brasiliano, ma addirittura il Napoli lo venderebbe a un terzo di quanto il PSG 2 stagioni fa offrì a gennaio al Napoli. Però c'è da dire che Napoli, molti insomma imputano al Napoli di aver mancato la cessione in quella finestra di mercato, ma c'è da dire che Napoli in quel frangente era ancora pienamente in corsa per il titolo nazionale, che si giocava contro la Juventus, e talvolta è capitato che nelle finestre di mercato il Napoli abbia ceduto dei calciatori importanti e i tifosi abbiano accusato la società di cedere pezzi importanti in fasi cruciali della stagione. Quel frangente non lo fece, purtroppo poi Allan non riuscì a tornare quello che era precedentemente, insomma, e quindi e adesso ci ritroviamo a venderlo, a cederlo per una cifra sicuramente abbondantemente al di sotto di quella che avrebbe potuto ricavare il Napoli qualche stagione fa. Ma io credo che ai tifosi non debba interessare troppo budget economico di un calciatore, della vendita di un calciatore o meno. Credo che a Napoli faccia bene cedere Allan, perché nell'ultima stagione insomma era, oltre alle prestazioni tecniche scemate, ma si era sicuramente rotto qualcosa nel rapporto tra la società e il calciatore brasiliano, in alcuni frangenti di stagione anche con Gattuso, che di conseguenza, in conseguenza a questo rapporto che si concretizzava in un atteggiamento di Allan anche a Castelvortuno non propriamente grintoso, non propriamente addentro alle vicende Napoli, così invece come invece piace a Gattuso, e quindi anche qualche problemino col tecnico calabrese c'è stato. Intanto i calciatori continuano nel loro lavoro defaticante. Sì, assolutamente, anche un po' di... Per quanto riguarda parlavamo della difesa, ecco, Koulibaly dovrebbe lasciare il Napoli. Con un Manolas in condizioni fisiche già a partire da questo inizio di stagione, insomma, tra mal di schiena, acciacchi al ginocchio sinistro,
Ricordiamo quel simpatico siparietto in cui mi pare Insigne gli disse: cosa hai fatto? Ti è ceduto il ginocchio, ti fa male il ginocchio. Il greco Costas Manolas rispose: magari fosse solo quello. Quindi insomma una cosa non troppo incoraggiante. Bisogna come trovare viati, due sempre, centrali. Comincia a preoccupare. La cessione di Maximovic, cioè, io non la capisco. Ma infatti anche quando io ho letto dell'ipotesi della... Rachmani sì, ok, però veramente non capisco la possibilità. Parliamo insomma di due o tre calciatori importanti. Maximovic poi l'avevamo recuperato. A proposito di valori di mercato, Maximovic fu pagato tantissimo dal Napoli quando lo prelevò dal Torino, una cifra simile a quella che il Napoli sta incassando in queste ore per la cessione di Allan, e finalmente quando finalmente nell'ultima stagione e mezzo il calciatore ha dimostrato il proprio valore, mi sembrerebbe assurdo poi andarlo a cedere, a meno che i piani poi di Gattuso non siano alti. Vedremo poi, come diceva il nostro amico prima, vedremo poi col proseguire del calciomercato che si chiuderà il 5 di ottobre, quant'acqua passerà sotto ai ponti e che squadra poi riuscirà ad allestire il Napoli. Allora, intanto ci chiedono di Politano e di Lozano, che dice stanno bene perché puoi pensare ad Under. Ragazzi, forse perché bisogna cambiare forse un po' di idee sugli esterni, vediamo. Lozano, Napoli lo tiene, poi se ci sarà qualche offerta potrebbe anche cederlo, secondo me. Quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Poi ci chiedono di Gulam. Ragazzi, Gulam sta bene, però lo sapete, il ritiro è una cosa, il campionato è un'altra. Io ho già risposto prima. Applausi per i ragazzi che hanno finito questo lavoro, diciamo, a terra con esercizi e stretching, mentre Antonio scrive: penso che Manolas sia troppo sensibile ai fastidi fisici, tale da tirarsi fuori appena le avverte. È un modus che trascina da sempre. Nell'arco di un campionato viene sostituito troppe volte, addirittura assente per infortunio. Io ragionerei più sulla cessione sua che di Massimo. Cioè, però anche Manolas l'hai comprato l'anno scorso, pagato, tra l'altro, e l'hai pagato anche bei soldini, diciamo. Anche se io capovolgerei l'ottica, sì, in realtà Manolas, la condizione fisica attuale di Manolas è esattamente la motivazione della condizione fisica di Manolas è esattamente l'opposto di quanto diceva il nostro amico. Proprio per la sua grande generosità, Costas Manolas nel corso della sua carriera non si è mai tirato indietro e molto spesso ha giocato in condizioni fisiche precarie. Ricordo di una stagione alla Roma dove giocò praticamente tutta la stagione con delle infiltrazioni per una pubalgia fastidiosissima. È tutto questo, tutte queste sollecitazioni, quando avrebbe forse dovuto fermarsi in alcuni momenti della sua carriera, proprio la sua generosità l'ha portato invece ad una condizione adesso fisica non proprio atletica. Quindi condizione legata alla generosità, non a una sorta di scaltrezza. Bravo. Per scansarsi insomma le sofferenze e la fatica. Salutiamo Antonio, salutiamo Walter che ci chiede: se il Napoli vorrà attuare realmente il 4-2-3-1 avrà bisogno di giocatori di peso che sappiano fare le due fasi, quali giocatori ha in rosa che hanno queste due caratteristiche? Bella domanda questa. Beh, centrocampisti azzurri, cioè, deputati eventualmente al 4-2-1 sono Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas e Zielinski. Poi se arriverà qualcuno, forse Zielinski. Nel caso dovesse arrivare, magari, perché tu farebbe al caso del Napoli anche nel 4-3-3, attenzione, potendo giocare lui da play, spostando nel ruolo di mezzala uno tra Elmas e Lobotka. Quindi. Allora, Bianca scrive: con Maximovic e Milik alla Roma, avere tutte Under, secondo voi chi andrebbe meglio? Bisognerebbe capirlo nel corso della stagione, bravo. Così su due piedi. Nessuno. Non lo so, perché Milik deve lasciare il Napoli, ha dimostrato di non essere più addentro al progetto azzurro. Io ho paura di Under anche lui per infortuni, per un giocatore comunque non sempre continuo. Probabilmente il Napoli, forse potendo poi acquisire un difensore guadagna, importante, potrebbe andare. Non lo sappiamo, potrebbe essere un buon acquisto. Milik rimane, no, Raimondo, credo che Milik in un modo o nell'altro vada via. Ragazzi, l'allenamento è finito. Finito. È praticamente finito, vediamo che c'è solo lo staff sul campo e Lozano? Sì, Alciucchi, sentiamo che Lozano, che ha fatto ancora un po' di lo stanno invocando dalla... ha fatto pure lui, adesso sta dando i tappetini allo staff tecnico. Credo ci sia anche Fosi Gulam, che Fosi Gulam e Llorente, con... sì, allora Llorente, c'è Fernando Gulam Llorente e Lozano. Sono gli unici che sono rimasti in campo, gli altri sono pronti per andare via. Un allenamento in tono minore, sì, come ci aspettavamo, insomma, neanche, breve e poco intenso. Un'oretta e 30, sì. Insomma, poco meno di un'oretta e mezza. In realtà era Politano, Francesco, non era Gulam, sì.
perdoneranno i nostri telespettatori per l'errore. È difficile prevedere, purtroppo. Sì, no, poi molto scuro Politano, ne parlavamo molto scorso con Adriano, insomma, e disse, proprio commentò il colore della pelle di Politano e avete sembrava quasi uno straniero. È vero o no? Non abbiamo ancora la conferma. Della no, è il selezionatore tecnico, mi pare, o il presidente della Federcalcio albanese che ha detto che non andrà via e che rinnoverà il contratto con il Napoli, si è detto praticamente sicuro di questo. E allora io, Antonio dice, addirittura dice spero che il Napoli non prenda un giocatore della Juventus e dell'Inter, questi giocatori non mi piacciono. Vabbè, pensate a Politano, che l'abbiamo preso dall'Inter. Dipende da quale calciatore, l'Inter è anche Lukaku ad esempio, infatti, la Cristiano Ronaldo. Vorrei prendere Lukaku. Allora, Llorente, solo lui è rimasto? Sì, da solo, è rimasto solo con lo staff? Assolutamente sì. Bene, queste sono le ultime immagini, ragazzi, che vediamo. Dato sembrerebbe esserci stata una frenata nella trattativa che avrebbe voluto Llorente andare verso Genoa. Nelle ultime ore, nell'ultima giornata, insomma, c'è stato invece un netto allontanamento dello spagnolo dalla sponda rosso-blu di Genova. Tanto Llorente saluta, vedi, saluta un po' di tifosi che sono ancora all'esterno, di ragazzine che sono là, le foto non le possono fare, qualcuno grida facciamo una foto. Allora, Gennaro, sono le 18.57, 19, quasi 19, in rigorosa diretta da Castel di Sangro, poi vedrete le repliche anche di questo allenamento. Domani credo che possiamo dire ai nostri telespettatori che entreremo live intorno alle 10, anche meno qualche minuto, lo dico anche alla nostra regia. Diciamo che dalle 10 saremo live, minuto più, minuto primo, per vedere quest'altro allenamento che si farà ancora a porte aperte. È il primo mattutino a porte aperte, abbiamo visto sempre il pomeriggio gli allenamenti a porte aperte, domani sarà il primo a la mattina, quindi di lunedì sarà la convocazione alle 9:30, ma l'inizio dell'allenamento sarà circa alle 10. Ti ringrazio anche Davide, ringrazio Pasquale Rosiello, Andrea Setaro, Renato Pagano che sono in regia. Un saluto al nostro Adriano Pastore, Adriano che sta lavorando all'esterno come di consueto. Vediamo anche Diego Demme e Malquizzi. Sì, nel fazzoletto che separa il campo Perché purtroppo le immagini non ci riusciamo a farle vedere perché è veramente difficile. Anche perché dalla postazione dove siamo non è facile far vedere questa posizione. Valerio Fiori. C'è Valerio Fiori che adesso sta passando, non so se la regia riesce ancora ad inquadrarlo, penso di no, ma comunque non ci riusciamo anche perché è veramente sotto il muro. E allora grazie, intorno alle 10 ripetiamo domani, saluto Francesco, saluto ancora Bianca, diretta domani dalle 9:45 alle 10. Lo diciamo, 9:45 alle 10. Antonio dice la mia considerazione non voleva sottolineare un mancato impegno di Manolas che resta sempre un professionista, pensai però per i motivi da voi evidenziati da troppe volte, ha dovuto giocare forzatamente, lo rendono un calciatore con chiari problemi che si ripetono ciclicamente. Forza Napoli anche da Angelo. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo, grazie a tutti voi che ci avete seguito sia sui social che in TV sul canale 98. Teleclub Italia torna domani con la diretta intorno alle 10 dell'allenamento e poi saremo in onda con Club Napoli All News alle 15:30. Grazie e Forza Napoli.